Siamo pronti per registrare? Cookie, siamo pronti? Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Yeah. Benvenuti sul nostro secondo canale, canale ricette sane e leggere, tanti video su prodotti da supermercato. Oggi una nuova ricetta di Natale. Vi abbiamo già fatto i biscotti ginger cookie bread, come cavolo si chiamano? Ginger bread, così si chiamano. Vabbè, biscotti alla cannella. Questi simpatici biscotti omini proprio di Natale che mi sono piaciuti tantissimo. E adesso facciamo la ricetta di una torta natalizia. Abbiamo pensato di farvi un trucchetto di Natale. Cioccolatoso. Un trucchetto cornetto. Trucchetto. Un trucchetto di Natale con tanta cioccolata. Tanta cioccolata per Nancy, che prometto. Ma mi devi fare una cosa a cioccolata. Andiamo per darvi tanti auguri di buon Natale. Quindi tanti auguri buon Natale. Merry Christmas and a Happy New Year. E vi auguriamo di stare tanto bene, in pace, in allegria e serenità con la vostra famiglia e i vostri cari. Noi mandiamo tanti baci, baci, baci. Iniziamo. Iniziamo. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Natale! Dobbiamo fare il concerto di Natale, ragazzi! Tronchetto di Natale, questo è sempre io l'ho scritta la ricetta. Anche Natale, io lo faccio scoprire. Momento mi sta male, guardate che bellissima avete in bocca. Comunque no. Natale è più scemi che mai. Guarda qua, c'è pure una bacchetta magica. Fammi diventare bellissima. Ho sbagliato, non ha funzionato. Ragazzi, facciamo presto perché Nancy ha da fare. Sapete che tra poco è l'epifania, si deve preparare con la scopa per andare portando tutte le caramelline. Farina manicoba. Yeah! Io dico tutti gli ingredienti che abbiamo scritto. Va bene, perché questa è la nostra ricetta. Questo fettino l'abbiamo scritto noi, questa è la nostra ricetta. Non siamo scemi, lo specifichiamo. Lo specifichiamo nel nostro tronchetto. Avete capito? Del nostro tronchetto. Altrimenti un tronco in testa. Proprio perché a Natale siamo più buoni, infatti. Vabbè. Ragazzi, com'è bello, il mio cappello è viola brillantinato. Allora, il suo invece l'ho guardato bruttissimo. È bellissimo il mio. Votate quale vi piace più, il mio cappello il mio leopardato o il suo viola brillantinato. Che è sto schifizzo. Ragazzi, noi siamo la torta. Noi siamo la torta. No, volevo dire, noi siamo la farina manitoba. Perché la farina manitoba rende questo tronchetto molto molto soffice. Abbiamo provato con varie farine prima di darvi la ricetta e questa per noi è quella che è più adatta. Però ciò non toglie che se utilizzate un'altra farina, qualsiasi che avete, vi viene comunque, soltanto che così vi viene meglio. E come al solito guardate sul nostro blog www.organizzatoce.com, dove là vi scriviamo tutte le sostituzioni alla ricetta. La farina pesata mettetela da parte. Ora ci concentriamo sulle uova, perché praticamente dobbiamo montare gli albumi. Cosa importante, separiamo il tuorlo dall'albume, 3 li mettiamo qua dentro che li dobbiamo montare e un tuorlo lo mettiamo in quest'altro contenitore. Gli altri 2 vi fate una bella maschera idratante per il viso o un impacco per capelli. È vero Nancy? Sì sì, non si butta via niente. Quindi un tuorlo lo mettiamo qua. Allora qua, questo qua con gli albumi li dobbiamo montare a neve, quindi armatevi di frullino e pazienza, vero Nancy? E monta, 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 monta. Da vicino, si spaventa la mia. Fatti vedere come ti consente di montare. Troppo, aumenta la velocità, però finisce a Pasqua. Mentre che qualcuno vi dà una mano e monta gli albumi, vero Nancy? Sì, voi sì. Cosa fate? Unite a questo tuorlo lo sciroppo d'agave che abbiamo deciso di mettere come dolcificante. Voi in mancanza di questo potete utilizzare lo sciroppo d'acero, lo zucchero di canna, quello che volete voi. E montiamo anche questo. Qua sono montati, falli vedere.
vedete, sono belli montati al sì. Brava Nancy, è montato benissimo. Abbiamo il composto di tuorlo con lo sciocco d'agave, mescolo. Ora metto a scaldare il forno. Sì, preriscaldiamo il forno, brava Nancy. Perché la torta non ha bisogno di crescere, a differenza dei biscotti che l'abbiamo fatti riposare. Vi ricordate, questa va fatta e infornata, quindi subito ve la mangiate. È veloce. Non è una torta, è un tronchetto di Natale. Scusate, vabbè, comunque metto anche il lievito. Speriamo che mi fanno bei regali a Natale, ragazze. Ma tu sei stata brava. Io bravissima, sono sempre molto buona. Quindi ragazze, ricapitolando, abbiamo la farina con il lievito, abbiamo mescolato qua farina e lievito. Qua abbiamo il tuorlo con lo sciroppo d'agave, abbiamo mescolato, e qua gli albumi. E qua gli albumi semplicemente montati a neve. Adesso dobbiamo unire il tutto. Come? Andiamo ad aggiungere il tuorlo. Come sei brava a spiegare. Sono brava. Il tuorlo con... mi stai sfottendo. Secondo me sì. No, faccio la buona così mi fai tanti bei regali a Natale. A mescolare così, appunto, per non farlo smontare, così vi viene un bel tronchetto di Natale soffice. Vero, perché viene morbido, morbido, buonissimo. Ma ce lo mangiamo? No, tra poco. Adesso Nancy mi dai una mano. Sì, verso un po' qua dentro. Tu devi mantenere questo. Setacciamo la farina, quindi. Brava, madonna mia. Oh, termini proprio da poco. Stanotte proprio hai mandato un vocabolario tuo. Sì, ho capito, vai. Nancy, non le pagare a foro. Nevica. È così. Nevica. Fate un poco prima così e poi vi scocciate e lo buttate tutto dentro, avete capito? Un poco alla volta. Ma che ti stai combinando sul maglione, oddio. Immagino, è diventato bianco. Nevica pure sul maglione, ragazze. Bravo. Sono impazzito oramai. Bravo. Dice bravo al tronchetto, bravo, sei quasi pronto. Se vedete che è troppo denso, potete aggiungere un po' di latte. Latte di soia! Yeah! Potete aggiungere qualsiasi bevanda vegetale, ragazzi. Esatto. Io aggiungo latte di soia e continuate a mescolare. Ecco qua, questa è la consistenza, vedete? Deve essere così bella, soffice e tutta omogenea. E adesso la mettiamo in un ruoto e la inforniamo. Ecco qua, ruoto o pirofila, non so come, ma come si dice, vabbè, comunque, con carta forno. Adesso vado a versare il mio impasto in modo omogeneo, viene buonissimo. E poi mettiamo il cioccolato dopo. Adesso poi livelliamo, ragazze, bene. Deve venire praticamente, ragazzi, lo strato molto basso, perché voi poi dopo lo dovete avvolgere, quindi così, bello uniforme e basso, cioè praticamente un paio di centimetri così. E andiamo a infornare, forno a massimo 220 gradi per 10 minuti. Eccola qua, è fatta la nostra torta, guardate ragazzi, è perfetta. L'ho appena tolta dal forno, adesso staccatela piano piano, vedete che la carta se ne viene una bellezza, però è ancora calda. Nel frattempo ci dedichiamo a fare la crema, la farcitura. Brava. Pronte per fare la nostra crema, ragazze, che è buonissima ed è tipo una mousse al cacao che potete anche mangiare così. Vi confido questa cosa, ho spalmato sui biscotti. Io la mangio così. È buonissima veramente. Ho messo già qua dentro lo yogurt greco, quello là a, famiglia. Lo yogurt greco a vaniglia, praticamente il fage, come si chiama, che mi hanno corretto? Dici yogurt fage. Greco. Comunque fage, se non mi sbaglio, sì, si dice. Ragazzi, ditemi nei commenti se ho detto bene, sicuramente no. Comunque quello là a vaniglia, a me piace quello perché già è dolce. E uno di yogurt di soia, quindi io la faccio così. A questo punto ci aggiungiamo il cacao, ragazze. Oh, che bella cremina sta venendo dentro. Una crema troppo cioccolatosa. Crema al cacao, light, healthy, senza zucchero, senza grassi. Super buona e leggera. Accattatevillo. Impazzita. Letteralmente, ragazzi. Il cacao mi manda fuori. Ragazzi, ci volete mettere qualcosa per dolcificare? Lo vedete voi in base ai vostri gusti. A noi piace così, vero Nancy? Sì, cioccolatosa. Yes. Mettiamoci la crema al cacao. Esatto, buonissima. Potete mettere anche la carlitella. Esatto, la Nutella fatta in casa che vi abbiamo fatto con il video. Sempre su questo canale trovate il video.
giriamo, giriamo, giriamo. Dopo aver arrotolato ci verso tutta la crema sopra. Vedete, in questo modo la restante parte di crema. Ecco qua il melograno, praticamente lo sto mettendo tutto sopra, guardate. È carino, tutto rosso. Sì, diamo l'effetto natalizio al nostro tronchetto. Yeah! Vedi il tronchetto di Natale! Come buoni melograni! Ah, come sei carina con questo tronchetto! Ragazzi, speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto. Vi auguriamo buon Natale. Se vi abbiamo fatto compagnia, se vi è piaciuto questo video, metteteci un bel pollice in su. Vi diamo appuntamento al prossimo video. Vi mandiamo ancora tanti baci. Buon Natale! Buon Natale a voi, vostri cari! Ciao!